Confermato dal giudice dell'udienza preliminare il ruolo di responsabilità civile del Ministero degli Interni e della Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle rispettive competenze di protezione civile per i danni causati dall'alluvione di Senigallia del 3 maggio 2014. La decisione arriva nell'arco dell'udienza svoltasi al Tribunale Penale di Ancona, al termine della quale è stata fissata una nuova udienza il prossimo 28 novembre. In totale sono 8 gli indagati per i danni causati dall'esondazione del fiume Misa, tra cui il sindaco Maurizio Mangialardi e l'ex primo cittadino Luan Angeloni. Sono stati inoltre chiamati in causa come responsabili civili il comune di Senigallia, la provincia, la regione Marche e il dipartimento di protezione civile. Oltre 400 le parti lese tra persone fisiche e aziende che chiedono un risarcimento danni pari a 40 milioni di euro. Che vuol dire tutto questo? Che non c'è bisogno di provvedimenti ad hoc, e che quando ci sono dei danni da alluvioni o cose di questo genere, bisogna capire che tutta la filiera, dall'ente locale fino alla Presidenza del Consiglio, sono tenuti a pagare. Adesso si procede in questa maniera: la provincia ha chiesto di chiamare, anche loro hanno chiesto di chiamare il Ministero e la Presidenza del Consiglio come responsabile civile. Quindi il 28 novembre verrà la provincia, avendo notificato la richiesta, e si discuterà sul rinvio a giudizio o meno. Noi abbiamo bisogno che il processo si celebri subito. L'udienza preliminare, tenuto conto della giurisprudenza, di quello che dice la Cassazione, adesso non c'ha più gli stessi poteri di quando è stata pensata. Quindi è un'udienza ancora filtro. E quindi il sindaco di Senigallia preme perché questo processo si faccia subito, in modo tale che le posizioni processuali possano essere chiarite. E anche le responsabilità.